Ciao a tutti! C'è qualcuno? Mi sentite? Vediamo un po'. È la prima volta che provo a fare una diretta, quindi non so esattamente come funzioni, se c'è modo di sapere se qualcuno mi vede e mi sente. Ok, vedo che qualcuno si è connesso. Mi sentite? Mi senti? Tu unico. Vediamo un po'. Stiamo facendo delle prove. Sono qui per... Ho tutta una pila di fumetti pronti. Voglio capire come si vedono i commenti in tutto ciò. Ecco, siamo in due. Siamo in due. Perfetto, grazie, grazie. Perché questo telefono abbiamo già visto in passato che registra volume bassissimo. Oh, 4, 4, bravi. Ora tra poco iniziamo. Chiacchiereremo un pochino delle cose che ho letto in questa settimana. Ho pensato di fare una diretta Facebook che è più veloce dei video su YouTube ormai. E quindi vediamo un pochino. Che bello, 5. Dai, se magari arriviamo tra un pochino, un minutino iniziamo, dai. 7, grazie, grazie, grazie. Che bello. Commentate, commentate, scrivete se c'è qualcosa in particolare che volete chiedermi. Ok, perfetto, 7. Vabbè, dai, iniziamo. Allora, facciamo un po' di chiacchiere sulle ultime letture della settimana. Siccome mi dispiaceva che era tanto che non tornava, allora ho deciso di fare una diretta Facebook, così chi vuole se la vede dopo con calma. Così come viene, non mi sono preparata neanche niente. L'ultima settimana ho letto un botto e cominciamo con Anna dai capelli rossi. Ok, se sembro scema è perché ho girato in modo che voi vediate dritto, ma io invece mi vedo tutta allo specchio. Ho letto il primo numero della riedizione di Anna dai capelli rossi della Planet, vabbè, manga di Yumiko Igarashi, autrice di Candy Candy, e sostanzialmente la trasposizione del romanzo, molto carino. Io adoro i romanzi un po' così, orfanelle, tristi, eccetera, queste cose molto un po' piagnone, però simpatiche. E questo mi è piaciuto molto, devo dire. La vecchia edizione non me l'ero potuta permettere all'epoca. Disegni pieno stile Garashi, edizione spartana 4,50. È concluso in tre numeri. Ho visto che la Planet pubblicherà anche tipo la seconda serie praticamente. E a me è piaciuto molto, ma perché piace il genere. E quindi è molto, molto carino, però ho letto l'uno, ho gli altri da leggere. Ah, ciao Pietro, cosa ne pensi dell'acquisizione di Hazard J-Pop delle opere del maestro Tezuka? Penso che sia una cosa buona e giusta, perché Hazard pubblicava le cose col contagocce, ormai ha secondo me, un rapporto qualità-prezzo che è andato perdendosi proprio nel tempo. Cioè, ormai i volumi Hazard avevano un costo fuori mercato, gli ultimi che hanno pubblicato oggettivamente. Quindi J-Pop invece sta facendo un bel lavoro, per esempio con le opere di Kazuro di Koso, vabbè, dell'autore dell'Età della Convivenza, che ora mi sfugge il nome, per esempio, no? Quindi sono contenta soprattutto per le opere nuove, perché le vecchie ce le ho tutte, quindi non è che me le vado a ricomprare. Però secondo me è una cosa molto, molto buona, perché così mai ci sarà più Tezuka con un po' più frequenza e trattato un po' meglio. Ecco, quindi sì, sono molto molto contenta della cosa e ci voleva. Così magari invece di portare chi mandala o cose simili, insomma, magari ci portano qualcosa di un po' più carino. E quindi sì, molto molto contenta. Allora, continuiamo con le letture. Considerando che la Magic Press finalmente ha fatto uscire il seguito, mi sono letta Compagni di classe, il primo numero di Asumiko Nakamura. E questo è uscito credo 4 anni fa, grosso modo, 3 o 4 anni fa, un tempo inenarrabile. E io, diciamo che approfittandolo, l'ho tirato fuori dalla libreria delle cose che devo ancora leggere. Perché sì, io ho una libreria di cose ancora da leggere. Oh, ciao Christian, fammi vedere il commento. Non riesco a leggere tutto il commento. Mi mancano le tue recensioni, i video acquisti su YouTube. Spero ritorneranno presto. Grazie. Non riesco a leggere il commento per intero. Mi dispiace se c'era una. Vabbè,
Però grazie davvero. Oh, c'è Maurizio, ciao Maurizio, caro. E quindi stavo dicendo, ho letto Compagni di classe. Per chi non lo sapesse, fa parte del genere boys love, diciamo, quindi parla di relazione tra due ragazzi maschi. Però è molto molto delicato, cioè parla proprio di come nasce un amore tra i banchi di scuola piano piano. Mi ha colpito, di solito non amo i boys love in generale, cioè non cerco la scena di sesso esplicita, non mi interessa, cerco più una storia ben costruita e qui c'è, devo dire, molto delicata e molto carina, però devo essere sincera, non mi ha colpito così tanto da voler comprare il volume del seguito. Però per chiunque la volesse recuperare, considerando che la Magic Press si è finalmente decisa a portare i seguiti che sono sempre in volumi unici, a quanto ho capito, e potrebbe essere un buon momento per recuperarla, questo poi veniva 5,90, che tra l'altro è pure relativamente poco, una bella edizione. Comunque una storia delicata per chi lo apprezza il genere. Maurizio, Compagni di classe, lo recupererò se mi piace Utsubora. Esatto, anche se penso che Utsubora sia un genere completamente diverso, io lo prenderò. Infatti sono molto più curiosa di quello che di questo, sinceramente. Questo ormai erano anni che marciva nella libreria e mi sono decisa a leggerlo. Poi ho messo le cose in ordine più o meno alfabetico per non fare torto a nessuno, poi qualche errore magari ci sta perché ho fatto tutto in fretta e furia, così visto che mi è presa questa idea. Ho letto la settimana scorsa tre numeri perché ero rimasta parecchio indietro dell'Impero delle Otome di Toragiro Kishi. Ho letto il 3, il 4 e il 5. E mi confermate poi che voi vedete le scritte dritte? Perché io ho fatto l'opzione per fare l'inversione dello schermo, quindi io mi sento scema, però voi dovreste leggerlo dritto. Ciao Leonardo. E quindi all'Impero delle Otome, cos'è? Non è altro che una raccolta di storie brevi, lungo vari volumi, che si ambientano nella stessa scuola, tutto basato su amicizie femminili, amicizie che sono un po' più di amicizie, quindi sono tutti raccontini un po' Yuri, diciamo. Ok, grazie Pietro che sono dritte, grazie Lalla, perfetto, grazie. Quindi sono tutti racconti un po' Yuri, diciamo, molto, molto carini, devo dire, tra un bilico tra l'umorismo e storie un po' più pruriginose, ecco. E l'avevo iniziato secoli fa perché mi pare che la J-Pop ha pubblicato tipo il primo e forse anche il secondo anni fa e poi ha ricicciato fuori questa invece di altre cose. Vabbè, diciamo che non era esattamente la serie di cui sentivo di più la mancanza, mettiamola così. I disegni sono molto carini, molto morbidosi, queste ragazze sono proprio morbidose la maggior parte. E diciamo che è una delle poche cose a tema Yuri che ci sia in Italia, quindi se vi interessa il genere, soft. Ve lo consiglio, diciamo che non è esattamente il massimo perché comunque è scritto da un autore maschio su una rivista seinen, quindi non è proprio dedicato a un pubblico Yuri, quindi magari alcune cose secondo me sono un pochino fanservice, stop. Però alcune delle storie hanno una trama orizzontale che va avanti lungo i volumi, quindi alcune sono più carine di altre, magari dategli un'occhiata, però certo non è la serie della vita. Infatti sono un po' indecisa se continuarlo o meno. Ho già il 6 da leggere ancora. Per i prossimi vediamo un pochino in base alle finanze. Deciderò. Poi ho letto un volume che piace molto a mio marito. Quindi io lo leggo, diciamo, su consiglio suo. Perché stranamente di solito sono io che costringo lui a comprare le cose. Stavolta stranamente è lui che insiste. Che è il terzo numero della Culla dei Demoni di Kei Sambe, autore di Erased. Erased mi è piaciuto tantissimo. La culla dei demoni, cioè un survival horror proprio, tipico, cioè una classe si ritrova su una nave da crociera, non mi ricordo il motivo per cui stanno lì sopra, questa nave a un certo punto si ribalta, cioè sembra tipo colpita o simile, si ribalta, quindi comincia a entrare l'acqua, la gente comincia a morire, è affogata e simili, e in più ci sono tipo dei personaggi misteriosi che sembrano tipo impazziti, che vanno in giro tipo zombie a cercare di mordere e ammazzare le persone, quindi i ragazzi cercano di sopravvivere come meglio possono. Quindi survival horror. Bah, io non sono un amante del genere, quindi sinceramente non saprei dire se consigliarlo o meno. Magari se vi piace il genere, insomma, dategli un'occhiata. E finisce in sei numeri, se non sbaglio, quindi anche
parecchio breve. A mio marito, però, devo dire, invece piace tantissimo. Questo terzo numero, almeno un pochino la psicologia dei personaggi, un minimo minimo si è un po' più approfondita, ma un minimo, però sinceramente non mi entusiasma. Ah, poi abbiamo invece una cosa che mi è piaciuta tanto. Questa sì, che ho letto due numeri della stravaganza di Akito Tomi, il 2 e il 3. Io non mi abituerò a questa cosa che sono invertiti. E pubblicato dalla J-Pop a 6,90 euro. Credo sia uscito anche il 4 probabilmente, ora non mi ricordo. Per la J-Pop dovrebbe concludersi in 6 volumi, se non sbaglio. Anche se su internet non avevo trovato notizie sulla conclusione, forse io ho cercato male. Cos'è? Praticamente è un manga di ambientazione fantasy in cui abbiamo Vivian, che è la regina di un regno. La sua particolarità è che lei indossa sempre, almeno in pubblico, una maschera che le copre completamente il volto. E se il primo numero era un pochino più episodico, quasi, in cui c'era Vivian che approfittava di ogni occasione possibile per sfuggire dal castello, andare a fare giri nelle foreste, eccetera, invece in questi numeri si inizia proprio una vera e propria trama, con il regno attaccato da dei mostri, la regina che deve prendere decisioni per la sopravvivenza, andare a cercare aiuto di altri popoli, molto molto appassionante e anche drammatica, e non me l'aspettavo dal primo numero, devo essere sincera, l'ho presa perché l'autrice aveva già disegnato per J-Pop un fumetto Maison Rei Rokan, che non ho a portata di mano, se no ve lo facevo vedere in due numeri, che non mi era dispiaciuto, era simpatico, i disegni però mi erano molto piaciuti, quindi ho deciso di provare questo perché mi incuriosiva questa regina con la maschera di ferro e devo dire che è stato molto molto una bella lettura e una grande sorpresa nei numeri successivi. Volevo farvi vedere qualche disegno se riesco. C'è un pochino di fanservice, ma fanservice un pochino, se così si può dire, non è fanservice alla Kaoru Mori, cioè quando disegna le donne, cioè fa vedere quanto ama disegnare le donne, ecco, però non è che non c'è volgarità né altro. Ah, questo è un esempio di qualche disegno per farvi capire. E devo dire, vediamo dal 3 se trovo qualcos'altro. Devo dire che è stata una sorpresa incredibile. Quindi, se vi piacciono i fantasy anche con delle belle scene d'azione, una bella storia, ve lo consiglio molto. Ecco qui, si vede meglio Vivian. È molto particolare, sinceramente, questo è stata una bella sorpresa e viene 6,90 € a volume con la sovraccoperta, con lo stesso tipo di effetto che ai giorni della sposa, tra l'altro, se non sbaglio, questa sovraccoperta un pochino ruvida. Oh, cambiamo genere. Ho letto una cosa che questa l'ho comprata a Lucca Comics, è l'ultimo, però l'ho letta, me la sono portata al mare, ho fatto un weekend al mare la settimana scorsa e me la sono portato appresso. Ero molto curiosa, si chiama La Zona Rossa di Silvia Vecchini e Sual, soggiato autori di. Oddio, mi sfuggono i nomi, ragazzi. Siccome non mi sono preparata a niente, sono assolutamente impreparata sui nomi e scoprite la mia pochissima memoria se non prendo appunti. Però per Baudi, Gaetano e Zolletta, che però era proprio per bambini bambini, tant'è che l'ho letto. Il primo Gaetano Zolletta l'ho letto a mio figlio quando aveva tipo 3 anni e mezzo, per dire. E ora non mi vengono, ragazzi, cioè hanno scritto altre cose ma non mi vengono. E questo però è particolare, è pubblicato dalla casa editrice Il Castoro, viene 14,50 euro e come potete vedere dal bollino, 1 euro di questo libro sostiene un progetto di teatro per ragazzi nelle zone colpite dal terremoto. Allora, Valerio mi chiede quali volumi hai fatto vedere già. Allora ti dico, guarda, ce l'ho qua. Ho fatto vedere il primo volume di Anna dai capelli rossi, il volume unico compagni di classe, il primo della serie, e poi l'impero delle otome, la culla dei demoni e la stravaganza. Se c'è qualcosa che vuoi, che ne riparli, dimmi pure. Stavo dicendo della zona rossa, questo mi incuriosiva appunto per il fatto che 1 euro del volume va in sostegno di un progetto di teatro per le zone terremotate. Quindi l'ho preso diciamo sulla fiducia, anche se conoscevo già gli autori e quindi mi incuriosiva anche per quello. Tra l'altro anche uno sketch per me e mio marito che ci è stato fatto a Lucca da suo alzo. In pratica gli autori sono andati nelle zone del terremoto proprio dell'ultimo, la Amatrice e dintorni, e
Hanno scritto questa storia in cui la zona rossa, si parla della zona rossa, che è la zona di un paese al quale non si può accedere per il rischio, dopo il terremoto, per il rischio di ulteriori crolli, magari in seguito a nuove scosse. E quindi parla della vita di un gruppo di ragazzi e delle loro famiglie, chi tra roulotte, chi nelle casette provvisorie, che cercano in qualche modo di ricominciare, di continuare la loro vita come se fosse la normalità. E tra la scuola provvisoria, tra chi segue la scuola volentieri e chi invece si ribella, qualche ragazzo ha questo senso che sia tutto falso, che non sia come era prima. E mi ha molto colpito, sinceramente. I disegni sono un po' semplificati, diciamo, rispetto al solito. Considerate che è un libro destinato a un pubblico di ragazzi, comunque, sostanzialmente, un po' per raccontare com'è la vita dopo il terremoto a un pubblico un po' più giovane, però è assolutamente godibile dagli adulti, sinceramente a me è piaciuto molto. Magari non sarà stata una botta emotiva in senso stretto, però raccontare un pochino la quotidianità all'indomani del terremoto è un qualcosa che fa riflettere e si fa pensare, quindi sinceramente lo consiglio anche come magari come regalo, se avete qualche fratello, cugino, che ne so, insomma, comunque può essere molto interessante e soprattutto si fa un po' di si dà un piccolo contributo per dare un po' di svago a chi vive una situazione veramente drammatica. Quindi, sinceramente, ve lo consiglio molto. Oh, passiamo poi di nuovo a manga. Ho letto, l'ultima settimana sono riuscita a leggere un botto, perché io dovrei studiare per un concorso, ma siccome non mi arrivavano i libri, ho fatto finta, ho preso l'occasione per leggere invece di studiare. Ho letto un sacco di numeri perché ero rimasta parecchio indietro di Our Little Sister, Diario di Kamakura, perché ho letto 5, 6, 7, 8, vabbè, sua fiducia ragazzi, 8, 7, 6 e 5, con questa telecamera all'incontrario giuro che sembro più deficiente del solito. E che dire, che dire, che dire, io amo Our Little Sister, mi piace tanto anche lo Shigishi autografato, mi sa che ve l'avevo fatto vedere. A Lucca Comics sono riuscita a vincere lo Shigishi di Our Little Sister. E che è una storia molto di quotidianità, di tre sorelle che scoprono di avere una sorellastra all'indomani della morte del padre, una sorellastra più piccola. E all'indomani della morte del padre, questa sorellastra per vari motivi è rimasta orfana, vabbè, una lunga storia, va a vivere con queste tre sorelle che non conosceva. E si articola il racconto alternandosi un po' tra le varie sorelle. Ed è molto bello perché piano piano sembra che non succeda quasi niente in alcuni numeri, però se uno ripensa com'era la situazione nel primo numero e come era la situazione nel numero 8, sono cambiate un sacco di cose, come i personaggi interagiscono tra di loro, sulle scelte che fanno. E insomma, è delicato e racconta una quotidianità senza essere banale. Cioè, banalmente, negli ultimi numeri, cioè, la protagonista deve scegliere un po' cosa fare al liceo. E non era una scelta zuccherosa, come spesso viene presentata negli shoujo, che tu pensi, sì, vabbè, che tu palle. Invece una scelta molto ragionata, anche emotivamente vissuta in maniera molto verosimile, insomma. E so che è stato tratto un film da questo manga che si chiama proprio Our Little Sister, credo. Io non l'ho visto però. E questo fumetto ha vinto anche diversi svariati premi. E quindi a me piace molto, sinceramente, e ve lo consiglio. Akimi Yoshida è stata autrice di Banana Fish, per chi se lo ricorda, della Planet Manga. E solo che qui lo stile è completamente cambiato, molto semplificato se vogliamo. Infatti, a mio marito piace la storia, ma gli fanno schifo i disegni. Cioè, mio marito mi dice: ma questa, ma come disegni? Ho fatto: vabbè, ma no, è la stilizzazione, la ricerca, insomma, di un certo uno stile più stilizzato. Insomma, lo stile disegno può piacere o meno. Però devo dire, la storia secondo me merita molto. Se vi piacciono gli slice of life, un racconto di quotidianità ma verosimile, perché comunque tra le sorelle protagoniste, la più piccola va in terza media, ma le più grandi sono trentenni, quindi si affrontano sia i temi magari della scuola, dello sport, ma anche quelli delle relazioni complicate, ma complicate vere, del lavoro, perché soprattutto la più grande delle sorelle è un'infermiera, quindi si trova anche ad avere dei problemi anche su come relazionarsi con i pazienti. Insomma, ci sono
una serie di questioni per niente banali, tutte infilate in maniera molto naturale, e quindi ve lo consiglio. Di questo siamo arrivati al numero 8 e credo che ci siamo fermati col numero 8 per ora, perché è in corso anche in Giappone con un po' di calma. Quindi insomma, questo ve lo consiglio veramente, veramente molto, perché a me è piaciuto, sta piacendo moltissimo. Ora c'è comunque un po' di tempo per recuperare i volumi. Ha poi pubblicato da Star Comics a 4,90 euro, che per edizione con sovraccoperta sinceramente è veramente niente, visto i tempi che corrono. Quindi insomma, se volete provarlo, vi consiglio di provare almeno due o tre numeri per affezionarvi un po' alle sorelle, poi magari decidete che vi fa schifo comunque, nel pieno del vostro diritto, insomma. Allora, cambiamo genere completamente e mi sono letta i due numeri di Paper Girls, il 2 e il 3 di Brian K. Vaughan ai testi e Cliff Chang ai disegni. E Brian K. Vaughan, autore per esempio, in veste di sceneggiatore di Ypsilon, L'ultimo uomo, che a me piaceva tantissimo, e di Saga, così, un nome a caso. E Paper Girls avevo letto il primo numero secoli fa. No, quale tengo su? Vabbè, tengo su questo. Vabbè. E avevo letto il primo numero secoli fa. Mi ricordo che mi era piaciuto. Poi il 2 l'avevo lasciato marcire per mesi nella villa delle cose da leggere. E visto che usciva il 3, insomma, vabbè, mi sono sbrigata. E devo dire che in realtà mi sono riappassionata tanto, anche se ricordo poco dell'1, che ammetto non mi sono andata a rileggere. E mi ha appassionato parecchio. Praticamente è la storia di quattro ragazze che negli anni 80, si giuro dalla copertina non si direbbe, ma inizia negli anni 80, e consegnano i giornali, per questo Paper Girls con le biciclette. A un certo punto, con una serie di situazioni, si ritrovano coinvolte in viaggi nel tempo, a lottare per la vita e la morte, oggi è il tempo avanti, indietro, un macello assurdo. E è particolare, come dire, avventuroso. Contorto, ragazzi, perché della trama si capisce ancora veramente poco, e però è appassionante, ha un ritmo incalzante. Cioè, mi ricordo in Ypsilon, L'ultimo uomo, nonostante tante risposte vengano date alla fine, il ritmo era incalzante, anche se non capivi che cavolo era successo. In Saga, uguale, tante cose si capiscono man mano. L'impronta così incalzante e avventurosa è sempre quella. Quindi, secondo me, può convenire dargli un'occhiata. Peccato che vengono 18 euro a volume, perché sono dei cartonati ovviamente interamente a colori. Per farvi un esempio, molto particolari. Ciao Fabio, ciao anche a te. Esiste anche in edizione digitale, la BAU questo lo fa anche in digitale, magari se qualcuno per provare un numero se lo vuole comprare in ebook e invece non vuole avere il cartaceo, ben venga, insomma. E devo dire, l'ho rivalutato molto. Il primo numero forse non mi aveva colpito tanto, perché non avevo non avevo un'aspettativa spasmodica per il secondo. Invece il 2 e il 3 mi hanno lasciato con molti interrogativi a cui vorrei una risposta celere. Esce più o meno un numero ogni 6 mesi o anche più, perché è praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti, quindi c'è tutto il tempo con calma di recuperarselo per chi fosse interessato. Allora, ah, passiamo a una cosa che mi è piaciuta tantissimo, ho preso anche un accidenti. Nel frattempo c'è una zanzara che mi ha distrutto, ragazzi, perfetto. Un attimo solo, devo accendere la macchinetta per le zanzare, perché sennò io muoio prima della fine di questo video. Ok, scusate. Allora. E allora, dicevo, una cosa che ho letto che ero partita, vabbè, oggi mi leggo un numero, visto che sono rimasta indietro, e poi me ne sono letti quattro di seguito per finirlo, perché dovevo sapere come finiva. Sto parlando di Ping Pong di Taiyo Matsumoto. Questo è il 2, abbiamo il 3, il 4 e il 5, che è uscito proprio da pochissimo per la Ikari. Questi vengono 12,95 a volume, in bianco e nero con qualche pagina a colori. E Maestro Taiyo Matsumoto, autore di Sanni, che consiglio proprio senza se e senza ma, ne avevo anche parlato nei video sul mio canale YouTube secoli fa, comunque, di Sanni, ne ho riparlato penso recentemente. Autore di Tekken Kinkrit, che ammetto che devo ancora leggere, nonostante ho l'omnibus gigante della J-pop, e autore di Ping Pong, appunto, da cui so che è tratta una serie animata di cui, se non sbaglio, parlò Dario Moccia, e tanta gente andò in fissa con Ping Pong proprio per quello. Ma io non lo ammetto che non l'ho vista. E Ping Pong è una serie che parla, appunto, come da titolo, di ping pong, di un gruppo di studenti del liceo che giocano a questo sport, tra i quali si distinguono Smile e Peko. Peko, che è lui,
che è il giovane genio del circolo, diciamo. E poi c'è Smiley, il suo migliore amico, che sembra sempre un po' dimesso, un po' che gioca non bravissimo, che però se la cava, ma che nasconde un talento nascosto, che nasconde apposta per non fare torto al suo eroe, cioè Pego, e che di cui, talento di cui l'allenatore si accorgerà e da cui cominceranno a scaturire varie dinamiche. Il ping pong, che tu dici uno sport, beh, che cavolo può essere il ping pong? Cioè due tizi che se lanciano una pallina, gna gna gna. E invece no, col cavolo, cioè il ping pong è proprio uno sport di lacrime, sangue e sudore, proprio di tecnicismo assurdo, cioè Matsumoto è andato a riprendere le pose dei vari tipi di impugnature delle racchette, vari tipi di racchetta. Nel primo numero mi pare c'era una serie di note esplicative assurde che ti fa capire quanto quest'uomo sia stato maniacale nel replicare il ping pong. Ma lo sport, come spesso accade nei fumetti giapponesi, è in realtà tutto un tramite per far vedere la crescita dei personaggi, come affrontano le sfide della vita. Ma la cosa bella di questo fumetto è che è incalzante, è come una partita di ping pong leggerlo, cioè tu vai da una parte all'altra, vuoi sapere come continua, viene trascinato dalle emozioni dei protagonisti che vengono comunicate attraverso il modo in cui giocano, che è una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta, cioè l'ho preso per amore per l'autore, perché Sunny penso sia stata una delle cose più belle che ho letto negli ultimi anni. Ma mi ha colpito tanto. Se posso, il disegno, spesso rozzo magari può sembrare, ma in realtà è iper dettagliato. Lo stile di Matsumoto è sicuramente particolare, ma imprime una forza a quelle palline, una dinamicità, cioè sembra di vederle quasi dal vivo, queste palline che vengono giocate. E a me è piaciuto veramente tanto. Ci sono anche tante recensioni di ping pong in rete trovate entusiaste. E finalmente ho capito il perché. Non vi fate spaventare dallo stile di disegno, perché lo stile di Matsumoto è particolare, ma le sue storie sono veramente avvincenti. Certo, se vi dovessi consigliare questo Sunny, io direi andate su Sunny proprio a manica larga, anche perché Sunny è successivo, quindi lo stile di disegno si è magari un pochino più affinato. Però anche questo è sicuramente notevole. È concluso in 5 volumi, quindi la serie, la Ikari l'ha finita, si può recuperare tutto. E devo dire, io non è che sia un'appassionata di ping pong, oltre ad averci giocato da piccolina in vacanza con i miei, voglio dire, quindi una schiappa epica. Però ho veramente apprezzato questo titolo per l'energia che mi ha trasmesso. Vi ripeto, un giorno avevo detto, vabbè, mi leggo il numero 2. Così e sono finita, mi sono dovuta leggere 2, 3, 4 e 5 subito perché sennò impazzivo. Quindi consigliato. Oh, poi passiamo. Oddio, questo è bellissimo. Sto comprando la nuova edizione di Ranma Mezzo. Questo è il numero 9. E sarà in 20 numeri questa riedizione in volumozzi belli massicci. E questa viene pubblicata a 7 euro dalla Star Comics, ovviamente. Allora, mi decido di qua. A Ranma avevamo sia io che mio marito, poi avevamo deciso di tenere i numeri conciati meglio, l'edizione in sottilette, la prima che ha fatto la Star Comics. E praticamente, siccome ce l'eravamo tutti e due comprata all'epoca quando usciva, quindi parliamo di fine anni 90, grosso modo. E erano ridotti veramente male quei numeri. Quindi all'inizio avevamo fatto una cernita quando siamo venuti a abitare insieme, che ci siamo sposati. Vabbè, siccome i suoi erano addirittura scarabocchiati i primi, io non li avevo tutti. Avevamo fatto un mix e ci tenevamo quella. Però ho detto, dai, edizione di Ranma, traduzioni rivedute, finalmente una veste dignitosa. Poi quei volumi vecchi Star Comics, chi ce li ha sa bene che le pagine, anche se tu li tieni bene, le pagine tendono a volare nell'aereo. Dopo un po' di anni, quindi abbiamo deciso di ricomprarlo e sinceramente siamo contentissimi perché sicuramente siamo affezionati a Ranma, perché almeno per me Ranma penso sia stato dopo Sailor Moon il primo manga che ho comprato, quindi c'è sicuramente un motivo, non affezione, come si dice, vabbè, non mi viene, ci sono attaccata emotivamente, però è veramente divertente, cioè noi lo leggiamo e ci facciamo le risate come se fosse la prima volta. Cioè, considerando che tante storie non me le ricordo tutte, però mantiene proprio una freschezza e un divertimento che mi colpisce. Cioè, io sicuramente ho la memoria corta, tante cose, anche se ho lette tante volte me le potrei ricordare meglio e non me le ricordo. Però appunto mi diverto tanto, tanto, tanto leggendolo.
E questo secondo me non è scontato per niente. In questo numero, per chi se lo ricorda, c'è sta proprio Romanaccio spinto Ale. E ci sta la saga di Piccole Chardon, che è quel tizio allucinante con la bocca gigantesca, che devo assolutamente trovarvi delle tavole, che praticamente questo vuole sposare Ranma femmina in versione femminile per una serie di cose. No, ragazzi, c'è una tavola che io... Oddio, questa, ciao. Je t'aime. Cioè, avete visto qua? No, dall'altro lato. Qua. Cioè, questa è la bocca di quest'essere che sta dando un bacetto a Ranma. Cioè, questa sera aveva veramente delle follie allucinanti. È troppo, troppo, troppo divertente. Poi c'è la fine della battaglia nella località termale. E poi ci sta tutta la saga... Ah, sì, di Nabiki che si fidanza con Ranma invece di Akane, per tutta una serie di fraintendimenti soliti. Devo dire, sono storie appunto che mantengono una freschezza e un divertimento secondo me inalterate, al netto che ovviamente qualcuna è un po' più riuscita, qualcuna meno, però non risultano vecchie. Per esempio, invece, leggendo Rin, che io ho comprato diversi numeri di Rin prima di interromperlo, mi rendo conto che mi annoiavo leggendolo. Invece con questo proprio non mi succede. Quindi ve lo consiglio, anche perché comunque per 7 euro avete... Sono 250, no, anzi più, sono 330 pagine di fumetto, quindi insomma un ottimo prezzo. La veste grafica è molto carina e non hanno fatto una perfect, che ne so, stile Maison Ikkoku, perché la perfect non esiste neanche in Giappone. Cioè, questa è l'edizione più figa che esiste in Giappone, questa ci al momento, e questa ci hanno proposto. Io sinceramente sono contentissima. Sarà in 20 numeri, come penso di aver già detto, però se non avete mai letto Ranma ve lo consiglio. Oppure se avete magari le edizioni in sottilettine schifose che cadono a pezzi, ve lo consiglio anche in quel caso. Magari giusto se avete la seconda edizione che hanno fatto, potrebbe non convenire. Oh, penultima cosa. Questa non mi è piaciuta un granché. Tesoro International. C'è l'unica cosa Disney che vi farò vedere in questo video. Questo era il numero... Non lo so, il primo... Ah, ecco, era il 12... Della vecchia numerazione, l'1 della nuova numerazione, cioè cose assurde. Con questa collana la Panini Disney ha fatto un bordello allucinante. E in questo caso, adesso Tesoro International era diventato i grandi autori italiani Disney nel mondo. E in questo caso era il numero dedicato a Marco Rota e le sue avventure sul Zio Peperone, avventure prodotte per la danese Egmont, se non sbaglio, e quindi poi tradotte per il mercato italiano. Devo dire, alla Tesoro International è la saga che all'inizio si riproponeva di proporre. Vabbè, ragazzi, sto in diretta, abbiate pazienza con i miei strafalcioni. Di proporre grandi saghe internazionali, grandi autori. E infatti era iniziata con la saga di Don Rosa, bellissima, meravigliosa, ottima cosa, visto che mancava una ristampa seria. Poi ha continuato con alcune uscite che a me sono anche piaciute molto, soprattutto quella sul Macchia Nera delle origini, Macchia Nera americano delle origini, bellissime. Poi secondo me piano piano si è perso in cose abbastanza risibili. Ha pubblicato un numero dedicato a Carl Barks, approfittando dell'uscita di DuckTales, con le stesse storie che erano uscite su WAC poco tempo prima. E ora ha deciso questa nuova veste, così, gli autori italiani nel mondo. Però devo dire, forse avrò preso un altro numero di questa collana, perché questo proprio non mi ha detto niente. Sinceramente, sono avventure varie di Zio Paperone, appunto, le storie avventurose di Zio Paperone in giro con Paperino, i nipotini, sempre a caccia di qualche tesoro nascosto, eccetera. Però devo essere sincera, non mi ricordo praticamente niente. L'ho letto solo una settimana fa, quindi mi ha lasciato più o meno il vuoto cosmico. Ci sono storie Disney che apprezzo molto di più. Per qualche collezionista sicuramente sono interessanti, l'autore è famoso ed è importante, però sinceramente secondo me rispetto ad altre cose Disney è abbastanza evitabile, soprattutto visto il prezzo che è di 6,90 euro, perché l'ha giustificato, un bel volume, ma bah, infatti questa collana l'ho frullata, a meno che non esca qualche ristampa di qualche cosa che leggo, che conosco, che leggo come incredibile e meravigliosa, per il resto assolutamente basta. E ultima cosa che vi faccio vedere in questo video, ecco qua, l'ultimo numero della Perfect Edition di Ushi Ohtora, quindi il numero 20, che è uscito proprio recentemente, a 8 euro. Ah, una domanda, Valerio, hai letto della chiusura della testata Definitive Collection? Sì, ho letto, infatti ieri ho pubblicato, o l'altro ieri ho pubblicato sulla mia pagina una petizione,
almeno per c'era una volta in America, per poter pubblicare l'ultimo numero. E sì, perché la Disney, per chi non lo sapesse, ha chiuso alcune testate, tra cui PK Giant, che per fortuna non mi riguardava, perché ho l'edizione uscita col Corriere della Sera, che devo ancora finire di leggere, ma vabbè. E poi la Definitive Collection, che raggruppava, secondo me era una buona idea, perché raggruppava delle saghe intere. E per oggi hanno pubblicato un comunicato. Era di oggi, l'ho letto, oddio, l'ho letto su Facebook, in cui hanno detto che comunque stanno studiando un modo, che è un arrivederci e non un addio, perché stanno studiando un modo comunque per riproporre le storie interrotte ai lettori, tra cui PK, cioè dice PK comunque tutta la prima serie sarà completata in altro modo, quindi spero che anche per le altre saghe lasciate a metà e provvedano nello stesso modo, perché io sinceramente quella collana invece la seguivo con molto amore. Quindi sono triste, però se nessuno se le compra, che dobbiamo fare? È un triste circolo vizioso. Però spero veramente che trovino una soluzione alternativa, anche se secondo me avrebbero dovuto studiare prima. Comunque, vabbè. E stavo dicendo, uscì Tora Perfect Edition il 20. E allora, uscì Tora serie che io non avevo mai letto. E l'avevo sempre letto i riassunti, quando la Star Comics negli anni, primi anni 2000, fine anni 90, metteva su ogni albo i riassunti dell'altra decina di testate che pubblicava. Io leggevo sempre questo Usciottore all'origine, dicevo, ma che è? Oddio, sembra figo, però non me lo posso comprare, e cose così. Quindi quando è uscita la Perfect, stavolta ho voluto provarla e ci è piaciuta molto, sia a me che a mio marito, più a me, devo dire. E in realtà in questo numero ci sono delle storie fuori serie, la storia vera e propria è finita nel 19, io ci ho versato anche qualche lacrimuccia. E questo è infatti è un po' più debole degli altri, c'è una storia in particolare che mi è piaciuta molto, le altre sono dei corollari simpatici, però sono molto contenta di questa Perfect che l'abbiano portata fino alla fine, che comunque a un prezzo di 8 euro ha proposto dei volumi competitivi anche con pagine a colori, una bella sovraccoperta, insomma sono molto contenta. È una storia che pesca a piene mani dalla mitologia giapponese, degli yokai, degli spiriti, e con un ragazzo che è il predestinato a impugnare la lancia della bestia e che quindi dovrà sconfiggere gli yokai, in particolare la temibile maschera bianca che spaventa tanto sia gli esseri umani che gli spiriti stessi. Al suo fianco, più o meno, c'è Tora, questo mostro qui, che era sigillato dalla lancia e che vuole mangiare Ushio, in realtà. Però non può, perché Ushio con la lancia lo minaccia sempre quando lui cerca di mangiarlo, e quindi si instaura questo rapporto scontro tra i due molto divertente, che piano piano si evolve nei numeri, molto molto bello. E devo dirlo, secondo me è uno degli shonen più interessanti che ho letto negli anni, come trama, come rapporti tra i personaggi. Si allunga un po' verso il centro, c'ha delle cose inutili, però è divertente, è interessante più che divertente, che secondo me alcune cose sparse che l'autore aveva piazzato all'inizio, personaggi sparsi, da un certo punto in poi lì hanno tutti un senso, cioè è riuscito a trovare un modo per ridargli tutti un senso andando verso i numeri finali. Quindi secondo me in questo è stato molto molto bravo Fujita, che è autore che a me piace molto, tra l'altro, cioè l'ho preso anche perché poi negli anni mi sono letta più o meno tutto quello che è stato pubblicato, sto seguendo Karakuri Circus della Coen, facendomi il segno della croce ogni volta che esce il numero nuovo, e sto seguendo Moonlight Act della J-Pop, pure quello, oddio, so anni che uno esce i numeri col contagocce, che uno sta così, mi sono letta, devo leggere, li ho comprati, ma li devo leggere, quelli, la serie di Springald. E quindi comunque è un autore che seguo e mi piace, e questo è stato il suo primo manga lungo, penso. E quindi è stato molto interessante, si vedono tutte le cose che poi Fujita riprenderà dopo, quindi ve lo consiglio molto. Ah, Barbara, a proposito di serie interrotte, Mao Romi Visioni Spazio-Temporali è uscito il numero 1, ma io non riesco a leggere tutto il commento. Io non so come fare, sarà perché ho il telefono in orizzontale, non mi fa leggere il commento, non mi dà modo di allungarlo. Vediamo se qua me lo fa fare, assolutamente no. E ragazzi, non posso leggere, è uscito il numero. Vediamo se. Se faccio una cosa molto brutta. Ruota il tuo telefono, grazie, grazie. Niente, ragazzi, non riesco. Sto provando,
Avremo mai restanti tre volumi. Oddio, mi stanno volando i fumetti. Questo bisogna chiedere alla Coen. Io della Coen sono piena di serie interrotte. Ma piena. C'ho Magoromi, appunto. Poi prego anche per Alice Academy, tanto per dirne una. C'era Savage Garden, c'era Supplì, Supplement sarebbe. C'era. Ce ne sono una marea di numeri 1 interrotti, la farfalla assassina. Ce ne ho tanti, solo ora non mi vengono in mente. Mi giro verso la libreria e vedo Karakuri, lì bellissimo, per esempio. Già che hanno finito Billy Bat, hanno finito Billy Bat, non so se rendo idea. Già qualcosa, poi di loro, oddio, di loro in vista non ho niente, forse per disperazione li ho nascosti dietro. Però ce n'ho tante serie loro che. Ah, ma senza contare la serie di Vampire Princess Miyu. Così, tutta la serie. Sì, pubblicheremo tutte le serie poi morte, così sepolte nel nulla. Quindi non lo so. Bisogna pregare con loro. Pregare, non lo so, fare gli scongiuri. È l'unica soluzione perché la prima gestione era allucinante con Paolo Gattone, figuriamoci. E poi hanno avuto la seconda gestione che era ingolfiamo il mercato di 800 titoli che non potremo mai sostenere. Poi sono arrivata dopo gente che ci sta a mettere pezze. Come si dice a Roma, cioè sta rimettendo i cocci insieme. Certo che la sfiducia è tanta. Io compro le cose quando escono per evitare di alimentare un circolo vizioso che li porti eventualmente a non pubblicare più roba, però diciamo non mi aspetto niente. Prendo ogni uscita come la manna dal cielo, penso sia l'unica, è tristissimo da dirsi, ma penso sia l'unica cosa da fare perché questi boh, annunciano cose sui mega anteprima, quello che è, che non arrivano mai. Io sono disperata per Supplement perché se qualcuno si ricorda, io compravo in americano la serie Supplì, che era quella. E la Tokyo Pop me la interruppe 8 anni fa. Quindi, quando la Coen ha cominciato a pubblicare Supplement, ero così contenta. Solo che mi stanno facendo sudare questi numeri. Che dico, non è possibile, cioè già me l'hanno interrotta in americano, anche in italiano no, per amor di Dio. E quindi non lo so, vediamo un po' che succederà. Può provare a chiedere a loro, magari ogni tanto rispondono. Però bisogna sperare che sia nei loro piani a breve. Lo spero per tutti noi, perché è un macello. Allora, io prima o poi riuscirò a trovare un modo di leggere questo commento per intero comunque, magari un'altra volta. E io comunque ho finito questo video. Vi ho fatto vedere in breve tutte le cose che ho letto. Se vi piace questa formula, poi fatemelo sapere. Cioè, io ho parlato proprio random. Cioè, non mi ero preparata nulla di nulla, quindi mi dispiace se mi sono mangiata parole, eccetera. Però ho pensato che uno dei motivi per cui non faccio i video è che il montaggio per metterli su YouTube mi richiede tanto tempo. Perché io di solito ho un sacco di tempi morti, cose. Quindi taglia, 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 taglia. Ci metto le ore a montare un video e quindi poi non lo faccio mai. Un po' il tempo, quindi adesso avevo tempo e quindi ho fatto questa cosa. Quindi se sporadicamente vi piace quest'idea delle dirette Facebook, ditemelo, insomma, se può essere utile in qualche modo. Vi ringrazio tanto tanto che qualcuno di voi si è fermato e fatemi sapere e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!